terra mia. Con questo omaggio alla Sicilia, i Calandra e Calandra hanno aperto il loro concerto ieri sera all'anfiteatro Orto di Ballo. Tre esibizioni in quasi due anni a causa della pandemia e delle relative restrizioni. Non è stato facile per i fratelli alcamesi andare avanti e non perdere la verve necessaria ad affrontare il pubblico dal vivo. I due musicisti hanno quindi ripercorso il loro cammino partendo dal primo classico della canzone siciliana Lusciccareddu, da loro rivisitato e ammodernato. Stanno a divirare, vivendo in terra bagnato. Durante le due ore di concerto non sono poi potuti mancare altri brani della tradizione siciliana, Lupisci in spada, Voi dormite ancora, Nicuzza, Ciuri Ciuri e Alu Mercato. La serata, che ha chiuso il cartellone Alcamo Estate 2021, si è poi conclusa con l'ultimo brano dei Calandra e Calandra, Mi chiamo Vito. Termina la edizione 2021 di Alcamo Estate, termina con i Calandra e Calandra, insomma artisti alcamesi, e finalmente un concerto che si può fare, Maurizio, perché è stato rinviato più volte per la pioggia. Sì, diciamo non c'era mai successo, ma abbiamo beccato giusto giusto la settimana del mutamento, come si può dire mutamento, sì, sì, del tempo, e quindi è stato spostato più volte e adesso sembra che siamo, come dire, sia la volta giusta. No, non ci pronunciamo, però ancora aspettiamo la fine del concerto. Fiducioso stasera. Vabbè, come sta cambiando, e se sta cambiando il vostro sound o la vostra attività, o diciamo l'idea è sempre quella e pian pianino si va ammodernando, Peppe? Ma no, diciamo che a parte il tempo che va cambiando, questo lo possiamo dire, ci sono tantissimi mutamenti in questo periodo, noi non stiamo cambiando assolutamente niente, stiamo continuando, anzi ancora più forti di prima, con tutte le difficoltà che ci sono state, comunque considerando appunto tutto quel processo che si è creato attorno al Covid, per cui le serate sono state minimaliste, si può dire proprio pochissime. Però noi non ci fermiamo e continueremo sicuramente, anzi, ancora più forte di prima. Il Comune e la Proloco sono riusciti a realizzare quest'estate, in un periodo di pandemia sicuramente molto, con tanti punti interrogativi, quindi non so, avete un ringraziamento da fare? Qualcosa? Sicuramente da fare, perché questo è un periodo molto difficile per gli artisti, e in questo caso il Comune o la Proloco, che in questo momento sta provocando. È giusto che dia anche una mano agli artisti in questo momento difficile, quindi li ringraziamo anticipatamente e anche posticipatamente, giusto? Anche a fine serata lo faremo sul palco. Diciamo che è essenziale per gli artisti, specialmente per gli artisti locali, avere, come dire, un supporto almeno dalla città in cui uno abita. E penso ancora che questa manifestazione, in modo particolare per gli artisti locali, è giusto che vengano fatti, rifatti, perché è l'unica fonte che abbiamo per ora noi di entrata, lo possiamo dire tranquillamente, e non vogliamo trovarci in difficoltà, come già lo siamo. Ma già si vede dall'intervista, siamo oscuro. No, c'è la luce, no, è una luce abusiva, siamo attaccati. È fatto per tenere un livello soft. Esatto, un percorso soft. Grazie, buon inverno, buona estate, non si può dire che. Ma no, che venga ancora l'estate. Buona estate, estate di San Martino. Buona estate a tutti. Ciao. Mi chiamo sempre Vito, rigiovato, sistemato e più pulito. Ringrazio a Valentina e a Roberto, suo marito. Questa micetta, pasta e sardi fatta con bontà e sapori.